2-1, ci siamo, non ci siamo. Allora. Ciao a tutti, buonasera. Spero che sia partito tutto, che sia tutto a posto. Questa è la mia seconda diretta italiana. Emozionatissimo. Ma immagino che l'emozione rimarrà per sempre. E se mi vedete, mi sentite, chiunque, per favore scrivete qualsiasi cosa. Io sui commenti non vedo niente ancora. Vedo. Ah, ok, ho capito adesso come vedo. Quanti siamo in tre adesso. Aspettiamo ancora magari un attimino. Ok. Allora, ciao Giuliana, ciao Giuliana. Ah, bon, ci siamo. No, perché io vedo qua che è partito tutto, vedo il conto alla rovescia, però dico, un conto è pensare che sia andato tutto bene, un conto è avere un riscontro diretto. Aspettiamo ancora, magari ancora un attimo. Tra parentesi, per chi c'è già, ciao Emiliana. Scrivete pure commenti, ma anche domande. A me piace molto interagire, molto di più che parlare solo a me stesso. Buonasera, ciao Roberta. E questa sera parliamo di amore, di presenza e di consapevolezza. Tre parole che, secondo me, sono abbastanza sinonimo e parleremo di quello che sono, soprattutto di cos'è l'amore e poi anche ovviamente ciao Grazia, ciao e poi ovviamente anche la presenza e la consapevolezza che sempre a mia opinione sono molto simili e sono diciamo complementari. Siamo in 18, io direi che possiamo iniziare a entrare un po' nell'argomento. Ripeto, ciao Silvia, ciao Laura, se volete fare domande fatelo, io cerco, sto imparando a parlare, a concentrarmi su quello che dico e anche a leggere i commenti, per cui spero che la cosa mi divenga sempre più facile. Allora, l'amore, che cos'è l'amore? E tra l'altro, se qualcuno di voi ha voglia di... ciao Evania, scrivere già secondo voi che cos'è l'amore? Secondo me è difficile, diciamo, descrivere precisamente l'amore, perché l'amore è tutto. Secondo me l'amore è l'energia alla base proprio della vita. E energia vitale e si può manifestare ciao Ina, ciao Lucia, in modi infinitamente diversi. Che cosa secondo me l'amore non è? È in un modo, ciao Gaetano, secondo me una cosa che è importante sottolineare di cosa non è l'amore. E ci tengo a farlo perché penso siamo tutti un po' condizionati, un po' culturalmente indottrinati a credere che l'amore romantico sia l'amore vero. Cosa intendo? Intendo che da un punto di vista, ed adesso iniziate a, che è un po', diciamo, il metodo che invito sempre tutti, quelli con cui mi approccio quando parlo delle tematiche di cui tratto, a diciamo vedere l'argomento di cui tratto in due prospettive che sono contemporaneamente esistenti, una non esclude l'altra, sono però diverse, ci sono delle distinzioni. Uno è adesso riguardo per esempio dell'amore. Una è la prospettiva puramente umana dell'essere umano, che è l'essere condizionato, è l'essere educato, è l'essere culturale, e l'altra è la prospettiva invece
animica, la prospettiva, secondo me, essenziale di chi siamo veramente. Perché noi comunque, in fondo, volessimo proprio, riuscissimo a vedere anche quello che non vediamo, ma comunque che sentiamo, noi siamo esseri spirituali che stanno avendo adesso, in questo momento, una esperienza umana. Ciao, siete in tanti adesso a salutarvi tutti, faccio fatica, però vedo Emiliana scrive: per me l'amore è vedere felice chi si ama o fare di tutto perché lo sia, condivido pienamente. E Tony invece dire: io ho un nuovo metodo, non innamorarmi mai più, bellissima. Ma adesso parliamo appunto di questo, di che cos'è questo amore umano, culturale, tra virgolette romantico, e invece questo amore animico che, secondo me, è quello incondizionato. L'amore romantico è l'amore sistemico, cioè del sistema mentale, culturale che abbiamo creato. È quell'amore che ci fa sentire bene, ovviamente, perché crea delle emozioni potentissime. Il guaio di provare certe emozioni potentissime che ci portano da non conoscere una persona al conoscerla, e nel giro mettiamo anche solo di, a volte succede proprio che nel giro di poche ore, un giorno, 2 giorni, una settimana, proviamo queste emozioni per questa persona. Le altre due componenti che vanno a braccetto con l'amore, che sono appunto la presenza, e per presenza io intendo l'obiettività, l'essere con qualcuno o con la situazione, insomma, con la vita, essendoci, cioè osservando obiettivamente quello che sta succedendo, senza filtrare, facile a dirsi, difficile a farsi, per questo che vi dico, queste due realtà sono sempre operative contemporaneamente. Comunque, se noi riuscissimo a sempre essere in uno stato di presenza tale, per cui riusciamo a non filtrare, o comunque non così tanto, con le nostre credenze, le nostre aspettative, i nostri bisogni, che noi poi cosa facciamo quando incontriamo qualcuno? Proiettiamo sulla persona, riusciremo a essere obiettivi e riusciremo poi, per cui, a acquisire consapevolezza, cioè conoscenza, un sapere veramente, nel caso di aver conosciuto qualcuno, di sapere con chi veramente abbiamo a che fare, perché abbiamo sempre a che fare con persone, come tutti noi, che hanno dei lati, e sicuramente quando ci si conosce all'inizio, consciamente ma anche tanto inconsciamente, quindi nessuno lo fa apposta, si tende a mostrarsi al meglio che si è, perché ovviamente si vuole fare una bella figura, una bella impressione. Però cosa succede? Che questo presentarsi al meglio e questo proiettare aspettative nell'altro, certo che fa sì che le nostre emozioni vanno a mille, però le nostre emozioni, e soprattutto quelle forti, non sono altro che interpretazioni di sensazioni che in fondo non è che significano più di tanto, ma noi le coloriamo. Quella, secondo me, è diciamo, la magia, quella è la magia vera, che può essere, chiamiamola, bianca o nera. Cioè, quando io con la mente ho una sensazione che è piccolina o quasi neutra, o addirittura non ho una sensazione, ma me la racconto. Per esempio, inizio a dire: adesso in questa camera potrei dire: ma che bello quello che vedo, mi piace tantissimo, o una persona, ci ricamo sopra. Io faccio sì che la situazione o la persona la faccio diventare magica, la idealizzo ed è bellissimo, è magia. Però, se io non mi rendo conto che questo processo è il frutto delle mie interpretazioni riguardo alla persona, e credo invece che questa sia la realtà obiettiva, quando quella persona, ovviamente succederà, infrange le nostre aspettative o noi infrangiamo le sue aspettative, cosa succede? Succede che questa emozionalità che era su, viene ribaltata e da essere infatuati della persona non li sopportiamo più. Perché? Perché appunto non hanno adempito alle nostre aspettative mentali, non rientravano più nei nostri schemi mentali.
perché a livello umano noi cosa facciamo? Noi parliamo di amore, ma secondo me la parola più idonea potrebbe essere scambio, è una transazione, è uno scambio. Io ti do questo, io ti do attenzioni, io ti do coccole o qualsiasi cosa, però mi aspetto che tu mi dai qualcosa in cambio. Non c'è niente di male, ma non c'è niente di male in niente. Se riusciamo però a essere consapevoli di quello che sta succedendo, perché se no appunto ci perdiamo in questa illusione che potrebbe appunto diventare un po' pericolosa. Adesso buttando qua l'occhio volevo leggere qualcuno, Giuliana, ciao Alessandra, ciao Margherita, Giuliana dice: a volte si ama l'idea dell'amore, ovvero proiettiamo, sì, ad un altro un nostro bisogno emotivo, assolutamente. E quando poi la persona si mostra, esatto, tutto crolla. Perché in questo caso di amore romantico c'è pochissima presenza e pochissima consapevolezza. Perché l'amore, si dice che l'amore è cieco, ma non c'è niente, secondo, tra virgolette, per chi non mi ha ancora visto la settimana scorsa, che sia chiaro. Tutto quello che esce da questa bocca non è né più né meno che una mia semplice opinione, quello che penso, basata sulla mia esperienza e ovviamente su cose che ho anche studiato, imparato e che penso di sapere. Ma assolutamente non penso che sia la realtà e in effetti secondo me la realtà obiettiva non esiste. Ognuno, a seconda di quello che crede, quello che sa, vive la sua realtà e va benissimo. Ma tornando all'amore cieco, si dice che l'amore è cieco. Secondo me, invece, l'amore ci vede benissimo, è la cosa più chiara che c'è. L'amore cieco è proprio quell'amore che, scusate io per i nomi, Giuliana, come scrive qua, è quell'amore che noi abbiamo proiettato, è quell'amore bisognoso, è quell'amore che fa sì che noi abbiamo un bisogno così tale, siamo così attaccati a quest'idea appunto di essere innamorati, per cui di essere degni di essere amati, di essere persone che valgono, che siamo ciechi a cosa? Siamo ciechi all'obiettività, cioè al fatto che la persona magari già da subito, perché le persone, guardate, quando acquisite un certo stato di presenza, lo capisci un po' subito come sono le persone, ma l'amore cieco fa sì che certi atteggiamenti, certi magari anche certi modi di parlare, di comportarsi, ci avrebbero già fatto capire subito, il nostro intuito, il nostro istinto avrebbe già detto che magari l'ha fatto, però noi siamo così presi dal nostro bisogno che non lo vediamo, siamo accecati da questa cosa, dalla nostra aspettativa, dal nostro bisogno. Se però ci rendiamo conto che l'amore invece forse ci vede benissimo e riusciamo ad essere presenti, che non vuol dire, perché anche romanticizzare va benissimo, ma assolutamente, questa magia, questo aggiungere alle cose un po' di sale, un po' di è bellissimo, ma perché no? Sappiamo comunque, possiamo farlo, sapendo comunque chi abbiamo davanti e non idealizzando, ciao Ermanna, non idealizzando chi abbiamo davanti e tenendo presente, e secondo me questa qui è quando anche la consapevolezza, quella vera, entra in campo. Cioè l'essere consapevoli, il riconoscere e il sapere che ragazzi, siamo tutti in fondo uguali. Certo, siamo esseri spirituali, siamo esseri veramente divini, la nostra essenza infinitamente capace ed è capace di dimostrare, di esprimere in qualsiasi istante della nostra esistenza qualsiasi caratteristica ed è secondo me il bellissimo, il bello di vivere, cioè in ognuno di noi a livello anche personale, anche umano, proprio caratteriale, ha tutte le caratteristiche. A me piace dire, un po' per rendere l'idea, in ognuno di noi c'è una cicciolina, in ognuno di noi c'è un Hitler, in ognuno di noi c'è una Maria Teresa di Calcutta. In ognuno di noi c'è
chiunque, qualsiasi caratteristica. Noi possiamo essere in un momento generosi, un altro momento tirchi, un altro momento benevoli, un altro momento spietati. Per cui essere consapevoli che anche gli che sia noi primo, tra l'altro, perché se non conosciamo noi è molto difficile che riusciamo ad avere la consapevolezza per osservare e conoscere anche gli altri. Ma quando appunto siamo consapevoli che noi abbiamo tutte queste caratteristiche, per cui in noi ci sono tutte le caratteristiche che noi giudichiamo belle, ma anche quelle che giudichiamo brutte. E così anche negli altri, anche nella persona di cui ci innamoriamo, il sapere ed essere capaci di essere preparati al fatto che arriverà il momento in cui vediamo il lato che non avevamo visto subito, aiuta a far sì che prima di tutto capiamo bene come persona e poi comunque scegliamo poi veramente se vogliamo, se la amiamo. Insomma, se il sentimento che c'era è così forte e abbiamo poi anche comunque la voglia di lavorare su, perché comunque anche amare noi stessi non è facile. Io lo vedo, cioè, diciamo, il processo di crescita interna, personale, anche spirituale, è infinito. Cioè, non penso che nessuno arrivi al traguardo. Per cui è sempre un lavoro, è sempre un mettersi in gioco, è sempre un essere presenti dove prima facevamo finta di non vedere le cose e acquistare consapevolezza, cioè il desiderare di conoscere un qualcosa di più di noi e anche dell'altra persona. Ciao Mariella. Mariella scrive: creare aspettative nell'altro è una conoscenza falsata. Nelle prime fasi della conoscenza stessa bisogna che entrambi i partner giochino a carte scoperte, mostrandosi per quelli che si è. Il vero amore non aspetta altro, assolutamente. Dare per ricevere, ritrovarsi. Dare per ricevere, ritrovarsi nell'altro, sentirlo da subito in sintonia perfetta con il nostro io. Fantastico, è vero, Mirella, è assolutamente così. Tante volte e per tante persone, non è così facile. Non è così facile perché magari sono stati cresciuti in certe circostanze dove non hanno avuto modo di esprimersi come avrebbero voluto, non si sentivano a loro agio, si sentivano magari giudicati o giudicate, o magari la società dove siamo adesso anche purtroppo è ancora molto basata sul giudizio, quello che io reputo il seme della sofferenza, e magari lo menzionerò quasi tutte le volte perché secondo me è una cosa veramente importante da capire. Per cui quando le persone si sentono giudicate e hanno interiorizzato il giudizio, è difficile che si aprano. Però Mariella ha scritto una cosa veramente profonda, nel senso che è possibile, sai, anche con una persona che ha interiorizzato il giudizio, che si sente giudicata, che è timida, è molto introversa. Se riusciamo noi a non essere giudicanti con questa persona, a essere, ecco, presenti e consapevoli, cioè perché comunque appunto per amare veramente, secondo me, anche a livello umano, la presenza e la consapevolezza sono indispensabili. Per cui anche davanti a una persona che subito potrebbe essere considerata, non voglio neanche usare la parola giudicata, ma diciamo considerata una persona scontrosa, difficile, chiusa. Se noi, essendo presenti, consapevoli di chi quella persona è veramente, perché in fondo, per amare davvero, aiuta molto avere uno stato di presenza tale dove noi non vediamo sì quello che vediamo fisicamente, ma vediamo oltre. Lo sentiamo, vediamo con il terzo occhio, con l'energia, chiamala come vuoi, non è che dobbiamo parlare di esoterismo adesso, ma sappiamo che dietro all'apparenza c'è un'essenza che è pura e perfetta. Se non riusciamo in qualsiasi momento a astenerci dal catalogare, dal ritenere quella persona che è più di una persona in un certo modo, apriamo lo spazio proprio anche vibrazionale, energetico, dove la persona
si senta per com'è. E quando le persone, ma chiunque, cioè, perché sono tutte bellissime, quando si sentono a loro agio, non possono che brillare. È bellissimo. Per cui sì, ed è possibile che due anime si incontrino e wow, e si vedano subito per cosa sono, per chi sono. Cioè non si fanno pippe mentali né uno né l'altro verso di loro, verso l'altro, e il gioco è fatto. Margherita dice: a volte interpretiamo male, a volte siamo ingannati dall'altra persona che nasconde i suoi aspetti negativi. Assolutamente. Penso un po' per quello di cui abbiamo parlato adesso. Alice, ciao, dice: verissimo. Tonia dice: il mio istinto mi ha sempre messa in guardia. Adesso ascolto il mio istinto prima di tutto, senza idealizzare e senza respingere la voce interna che dice sempre la verità. La mia mente, scusa, aggiungo, mi piace dirlo, la mente che mente, la mia mente ormai, oramai è vinta dalla mia consapevolezza, dalla mia, scusate, la mia mente ormai è vinta dalla mia consapevolezza. Finalmente. Perfetto, Tonia. Sì, Tonia, hai fatto un bel lavoro su te stesso. Perché in effetti la mente che mente, a me piace la mente, secondo me è carinissima, perché è un po' come una scimmia o come un cane indisciplinato, che gioca e va a qualsiasi stimolo l'attrae. E cosa succede però noi? Proprio perché noi non sappiamo tante volte chi siamo, perché comunque non ce l'ha mai detto nessuno a livello umano, ci dicono: tu sei Luca, sei nato qua, devi fare, devi dire, insomma, però in fondo chi siamo non ce lo dicono, e non ci, anche il sistema scolastico non penso che stimoli neanche i bambini, lo spero lo facciano, ma adesso a farsi delle domande invece di imparare a dare delle risposte, cioè imparare la lezione, a chiedersi: ma chi sono veramente? Comunque, proprio perché tante volte io ero uno di quelli, non sappiamo chi siamo, ci identifichiamo con la mente, che va dappertutto. Ma il momento in cui noi, ed è possibile, io lo vedo lavorando con le persone, quando capiscono questo, si prendono in mano la loro vita, ma in modo molto, molto veloce, non ci vuole tanto. Quando capiamo chi siamo, cioè il maestro di casa, come dici Tonia, sei tu, è la tua essenza, e il tuo maestro di casa, cioè la tua essenza, la tua anima. Come ti parla? Ti parla esattamente con l'istinto, quel qualcosa che ti dice subito, a livello proprio organico, avvicinati o allontanati. E poi guarda, poi non c'è da farsi pippe mentali, però riconoscere quello è una cosa buona, ma tante volte proprio perché la mente ci dice: ci ripensiamo su, abbiamo quell'impulso, però poi diciamo: ma però a pensarci bene è abbastanza una brava persona, un bel lavoro, o viceversa, eh sì, però è disoccupata, o qui, o là, che adesso ce la contiamo, e poi ci troviamo un po' di tempo dopo a dirci: cavolo, avessi ascoltato. E invece, come dice Tonia, ascoltiamo. Non so se in italiano si dice così, ma penso di sì: il primo pensiero è il pensiero di Dio, o pensiero divino, cioè la prima cosa che arriva, boom, è quella geniale. E non penso sia in effetti una coincidenza che le persone, i sensitivi proprio, quelli, sì, sensitivi o anche i medium, no? Cosa fanno? Loro sono persone che quando arrivano questi messaggi, perché noi, il nostro cervello, cos'è? È un apparecchio trasmettente e ricevente di informazioni. Cioè noi pensieri, noi li irradiamo nel campo, anche a livello emotivo proprio, noi siamo degli elettromagneti incredibili, però riceviamo anche. E le persone molto sensitive, o i medium che ricevono o dal campo psichico, dall'aura, dal campo energetico degli altri, delle persone a cui pensano o che sono vicino a loro, oppure addirittura nei realmi spirituali, sono persone appunto che quando hanno queste intuizioni, questi istinti, o comunque che loro hanno come sensazione, come pensieri, te lo dicono subito, non ci rimuginano sopra, sono molto capaci a captarle. E queste abilità sono abilità che abbiamo comunque tutti, a livelli ovviamente magari diversi. Cioè tutti possiamo cucinare, ma non tutti diventano chissà che chef. Non mi viene in mente nessun chef, io non ti conosco nessuno. Però, che ne so, a tutti piace cantare, ma non tutti abbiamo la voce di, che ne so, Whitney Houston o Claudio Baglioni, che ne so. O tutti sappiamo guidare, ma non tutti vogliamo fare i tassisti. Silvia dice:
Io credo che se, scusate, sono voglio iniziare a leggere, io credo che se si è limpidi e sinceri e ci si mostra subito con tutti i nostri pregi e difetti, non ci vuole molto a capire se la persona è adatta a noi e non si perde del tempo entrambi, condivido. Purtroppo la solitudine, ma soprattutto la mania di voler cambiare le persone, è un errore che la maggior parte delle persone commette, ahimè sì. Si sa esattamente ciò che si vuole, scusate, se si sa esattamente ciò che si vuole, attireremmo colei o colui che è adatto a noi. Condivido assolutamente, è vero, è importante anche in amore sapere quello che vogliamo, perché se non lo sappiamo facciamo delle belle minestre. Alice dice, mi leggi nel pensiero il giudizio degli altri. Sì, Alice, guarda, io penso che a me cosa ha cambiato e cosa... La vita tantissimo è proprio il capire che cos'è il giudizio, che è una cosa inutilissima, ma non solo inutile, è proprio il seme della sofferenza, è un attacco psichico. Faccio solo una parentesi che rende un po' l'idea. Io mi trovo a volte magari a incontrare delle persone, a lavorare con delle persone che, faccio un esempio estremo. La tipa o il tipo, la ragazza o il ragazzo che sono vegani, per esempio, non bevono, non fumano, non farebbero male a una mosca, soffrono però, soffrono tanto, stanno male. E allora, quando certe dinamiche sono chiare, la mia domanda è: che cos'è che li fa soffrire? E cosa li fa soffrire? Sono i loro giudizi, i loro pregiudizi. Perché anche se una persona non toccherebbe una mosca, però quando riesci a farla aprire o lo senti o lo sai comunque, sia che lo dica apertamente o no, ma anche una persona che non verbalizza proprio perché ha paura del giudizio, ma la persona che dentro di sé pensa, non lo dico perché non mi sempre il caso, ma che ne so, Tizio, Caio, Sempronio sono dei... Pi, 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 dovrebbero pi, 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 e così via. A livello proprio energetico, veramente fanno dei danni incredibili. A livello psichico, esoterico, io le sento, le vedo proprio quelle cose. Si rovinano, rovinano gli altri anche un po', ma neanche tanto, perché torna tutto con gli interessi, ragazzi, nella vita, anche a livello di pensiero. Anche qua non spaventiamoci, non è che pensiamo ci sia da spaventarsi o anche se diciamo qualcosa. Però sì, soprattutto a lungo andare, le lamentele, ma soprattutto i giudizi negativi, ragazzi, ci lacerano, ma proprio fanno venire il cancro. Per cui sì, queste cose sono fondamentali. Mariella dice, una società che esprime giudizi e pregiudizi è una società bigotta. Condivido pienamente, bello comunque che chiudi con un giudizio. Una società che esprime giudizi e pregiudizi è una società bigotta. Una società che esprime giudizi è sì, è una società che si comporta così. Ok? Fai solo attenzione che se il momento che io dico tu sei un giudicante, io ti ho già giudicato. È diverso da dire sei una persona che esprime giudizi, perché non ho detto sei un boom. Rendo l'idea, perché cos'è che fa male, cosa lacera l'anima e la foto, perché è in realtà sacrosanta, perché noi siamo esseri fluidi, tutto nell'universo è fluido, quello che è stato un microsecondo fa non lo è più adesso e non lo sarà tra un attimo e la nostra essenza lo sa. Se noi riuscissimo, fa un po' più facile a dirsi, non sempre facile a farsi, ma se noi riuscissimo sempre a essere nel flusso così tanto che non, se fossimo sempre nel flusso, non riusciremmo neanche, non riusciremmo a giudicare, perché chi giudico che è? Che le persone anche magari che giudicano, adesso non giudicano più, si sono illuminate, per esempio. Comunque, Alice dice, io ho una patologia genetica rara e all'inizio non è stato facile, ma sto combattendo, immagino, sì. E spero che te la vivi comunque il più serenamente possibile e sì, e comunque sappi che, ma lo sai già, immagino, la tua, ecco, la relazione, perché tutto secondo me è una relazione nella vita, con noi stessi, con tutto, anche con una malattia genetica,
è la relazione, o meglio, la qualità della relazione che tu hai con questa cosa ha un'influenza. Quanto, come, dove, non lo so, è qui lungi dal dire, però la nostra attitudine, guardate, ci sono quello che capita a noi nella vita, non lo possiamo controllare, mai. Ed è quello la sorta di tanti scompensi psichici. Per esempio, la persona che sta male, la persona depressa o arrabbiata, o la persona anche proprio che ha degli scompensi psicopatologici, ma un po' tutti a livello globale siamo, diciamo, nel nevrotico. Cioè, il nevrotico è una persona che ha dei conflitti interni, anche non grandi, e che generano ansia. Ed è la persona che vorrebbe, e questa è adesso sto descrivendo l'insanità mentale ed emotiva. Cioè, queste persone, che sono la maggior parte delle persone sul pianeta, vorrebbero che il mondo esterno si conformasse con i loro schemi mentali, cioè che gli altri si comportassero come vorrebbero loro e le cose succedessero come vogliono loro. È un'impossibilità, una battaglia persa, per cui ovvio che crea stress questo. La persona sana, invece, ed è facile essere sani, la persona sana fa il contrario. La persona sana è una persona che a seconda perché è presente e diventa poi consapevole, cioè impara dalla vita. È una persona che a seconda di quello che succede, cioè quello che la vita gli propone, gli avvenimenti che accadono e come si comportano le persone nei suoi riguardi, è capace a mettere in discussione e a cambiare i propri schemi mentali che il più possibile diventeranno veritieri e rispecchieranno quello che è. Mi rendo l'idea. Tutti quelli che stavano male, io ero uno di quelli, stavano male, adesso stanno bene, hanno fatto questo lavoro. Non facevano la lotta col fuori, ma cambiavano le loro aspettative, ok? Questo per dire che noi non abbiamo controllo su quello che succede fuori di noi, ma una cosa sulla quale veramente abbiamo sempre il controllo, e quando pensiamo di non averlo, ragazzi, ci stiamo raccontando delle grandi storie, è la nostra attitudine. La nostra attitudine. Qualsiasi cosa potrebbe essere successa a noi, potremmo anche star male fisicamente, ripeto, facile a dirsi, non sembra così facile a farsi. Ma la nostra attitudine, quello che noi ci diciamo riguardo a quello che è successo, è un potere sacrosanto, eterno, infinito che abbiamo tutti. Usiamolo. Per cui niente, solo per dire che la relazione che abbiamo riguardo a qualsiasi cosa è veramente, veramente potente. Ermanna dice: io non avendo seguito il mio istinto, ho sbagliato, però nonostante questo ho sempre avuto il cuore amorevole verso il prossimo ed è anche per chi ho scelto e anche per chi ho scelto sbagliando. Come mai? Bella domanda. Ermanna dice: penso che ci stai dicendo, stai condividendo con noi che tu a volte non hai ascoltato l'istinto, però questo tuo cuore grande ti ha, diciamo, parato un po' le spalle. Assolutamente sì. Perché indipendentemente, anche qua, secondo me, indipendentemente da quello che noi facciamo o non facciamo, la materia prima, la base, che cos'è? È la nostra intenzione. Se la nostra intenzione è pura, è genuina, ma certo, prenderemo anche delle belle saccagnate, sbaglieremo, a volte non riusciamo a sentire l'istinto, però alla fine ne usciamo incolumi. Ma perché? Perché in effetti il cuore e l'amore vero è veramente l'energia più potente. Giuliana dice: bisognerebbe sviluppare l'empatia già da piccoli. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Anche qui. Se chi è cresciuto in un ambiente dove l'empatia ce l'era poco poco e non se n'è ricevuta di empatia, che ne so, una famiglia dove guarda, non importa, non stai bene, sei triste, non ho tempo, scusa, devo andare, gioca con qualcosa, o addirittura magari venivano sgridati, no, guarda, piantala, non importa, sono solo dei capricci, è difficile poi sviluppare le capacità empatiche, però sì, sono fondamentali, sarebbero. E Vania dice: io penso che l'amore sia qualcosa che costruisce nel tempo. Assolutamente sì, condivido. Perché in effetti anche qua, qui parliamo beh, poi tanto possiamo continuare a parlarne anche le altre volte, però in effetti l'amore è così vasto, perché qui siamo partiti appunto dal parlare dell'amore, questa sensazione, che in effetti però questa sensazione potrebbe poi non essere
duratura, appunto perché se l'altra persona non si comporta come vorremmo, queste emozioni vanno giù. Però se noi ci lavoriamo sopra, in effetti possiamo costruirlo. In effetti, sì, l'amore non è sempre fatto di emozioni a mille, di romanticismo. No, non è solo quello. Chimica o alchimia? Bellissima. Chimica o alchimia? Un po' tutte e due, secondo me. Un po' tutte e due, un po' se c'è una, poi ci puoi lavorare, puoi ancora alchimizzarla. Se non c'è già subito magari la chimica, magari non è poi così facile. Però anche lì, guarda, ci sono le casistiche sono così diverse, di persone che veramente si sono incontrate, si sono sopportate un po', poi si sono veramente innamorate. O chi si è innamorato, poi si è sopportata una vita di M. O chi poi si è lasciato, cioè, è difficile, veramente, secondo me, categorizzare è un po' deterministico e riduttivo l'amore. Katia dice: spesso nella mia vita ho commesso l'errore dell'idealizzazione sentimentale. Cioè, come puoi non? Ma l'idea dell'amore non è la sua verità. La verità dell'amore non è un ideale, è un processo da comprendere amando senza le maschere dell'io. Sì, condivido pienamente. Che si connette proprio con Mariella. Ah, ma perché voi è vero, magari voi vi leggete e vi aggiungete le cose. Io magari sono lentissimo confronto a voi, voi magari avete detto. Comunque, però mi piace leggerle tutti, spero che vada bene a tutti che faccio così. Io non ho dubbi, Margherita dice, sento ormai distintamente da chi devo stare alla larga. Buono, hai il tuo radar bello sviluppato. Tonia, ti ringrazio. Silvia, ciao Silvia, un po' in ritardo ma ci sono, mi fa piacere, mi fa piacere. Io e Silvia. Silvia è venuta tantissimo, beh, carissima amica comunque adesso, ma agli incontri che ha fatto per anni, nei dintorni dove viviamo, e io e lei, cioè, i dibattiti che abbiamo avuto proprio, che cos'è l'amore, l'amore romantico, è bellissimo, bellissimo. Mariella dice, giudicare senza conoscenza è pregiudizio, completamente, assolutamente sì. Sai che c'è gente che vive purtroppo, che non ha mai amato o pochissimo perché? Perché proprio perché questi pregiudizi cosa fanno? Fanno sì che ci si fa delle storie e magari sono delle storie già negative che ci ingabbiano. Io il giudizio io lo chiamo è la gabbia psichica molto forte, è il seme della sofferenza, ma la gabbia psichica più invalidante secondo me è proprio il pregiudizio, quella che ti immobilizza. Quella che quando l'impulso diresti, pensi vorrei parlare a quella persona, vorrei fare qualcosa, e poi te la racconti, ma così velocemente non sai neanche di essere raccontata, pum, sei immobilizzato. Sì. Alice dice: grazie, quasi mi scendono le lacrime, ti ringrazio. Alice dice: sono perfettamente d'accordo. Silvia dice: la cosa più assurda, secondo me, è sentire dire io sono fatto così o fatta così. Molto limitante, condivido pienamente. Cambiamo in continuazione ed evolviamo ad ogni esperienza che viviamo. Se la viviamo in questa incarnazione è perché la nostra anima ha bisogno di risolverla. Sì, anch'io la penso veramente così. Non c'è niente, grazie Silvia, non c'è niente che non ci accada che a un qualche livello inconscio, ma secondo me quando parliamo di animicità, di cose animiche, è proprio super conscio che non debba capitare. E mi viene in mente, mi ricollego a quello che scrivi tu, Ermanna, del fatto che hai fatto, che pensi di non aver ascoltato l'istinto, di aver fatto errori nella vita. Guardate, io agli errori non ci credo, davvero. Secondo me, pertanto che una persona abbia, pensi. Anche qui, come facciamo a giudicare? C'è anche la persona che ha vissuto una persona che ha vissuto una vita piena di quelli che potrebbero essere considerati come sbagli e tribolazioni o qualsiasi cosa. Secondo me era perfetto così. Secondo me veramente è tutto perfetto. Cioè è tutto amore in fondo ed è tutto perfezione. Se noi sapessimo, certo è difficilissimo, la mente non può perché la mente si deve focalizzare su un pezzo del puzzle, del puzzle,
ma se noi potessimo vedere tutti i pezzi, secondo me non potremmo che capire che in qualsiasi istante la vita è perfetta e da ognuno di noi sta succedendo quello che è in questo disegno infinito di interconnessioni è opportuno. È opportuno per tutti, anche per chi fa lo sbaglio e quelle persone con cui insieme lui sta sbagliando o non sbagliando, perché comunque sia che noi ci comportiamo con amore verso un'altra persona, ma anche quando e se ci comportiamo o se gli altri si comportano verso di noi in modo non amorevole, noi potremmo, dal di fuori, potremmo vedere che la persona anche che sta ricevendo poco amore, che non sta amando, o che non sta ricevendo amore, ma anche quella che non sta amando, hanno l'opportunità, tutte e due, di capire un qualcosa che non avrebbero potuto capire. Cioè, a livello mentale, facile, noi potremmo vedere problemi dappertutto e tutte le opportunità potremmo vederle solo come problemi, oppure tutti i problemi vederle come opportunità. E così lo vediamo, così va il mondo. Ci sono persone, io ero una persona che beh, adesso sono già un po' di anima, fino a prima del 2002, per esempio, io vedevo problemi dappertutto. Chiedevi, Luca, qual è un problema? Io mi avessi messo in paradiso, io ti avrei detto, che schifo, è troppo bello, c'è troppo sole, qui e là. Adesso faccio il contrario e funziona. Io non vedo anche dove prima vedevo problemi, adesso vedo le grandi opportunità. Questo per dire, tornando all'interpretare gli sbagli che è della vita, secondo me è tutto perfetto così, ma anche lì, secondo me, perché se secondo te o qualcun altro invece è tutto catastrofico, ah, per te nel tuo universo è catastrofico e io ti dico che ti rispetto. Però rendo l'idea, questa è la magia. Noi abbiamo il potere di interpretare e reinterpretare tutto, cioè noi possiamo addirittura riscrivere il passato. Ci sono persone che hanno portato rancore, parlando d'amore, che ne so, per una storia andata male, per un tradimento, per anni magari. Ci sono donne che all'età di 80 e più anni, magari dopo 40 anni di lamentele, di rabbia, ma non sto scherzando, succedono queste cose, si svegliano, acquistano presenza e consapevolezza. Usano la mente che mente in modo produttivo, cioè che poi alla fine cosa fanno? Danno un senso diverso a quello che davano prima, ma quello che davano prima non lo davano loro, a livello animico, lo davano secondo i condizionamenti mentali. Lui si è comportato così, o lei, per cui lui o lei è un pi 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 pi, giudizio, 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 che abbiamo imparato, perché animicamente noi non giudichiamo. Poi si sveglia la persona e reinterpreta tutto, dice, però cavolo, io grazie a lei o a lui o a loro, ho capito tantissimo. Cavolo, ma sono i miei maestri. Oh, vi amo, vi ringrazio. Cioè, e queste cose succedono. E a 80 anni dice: la mia vita è stata perfetta. E quella persona sta riscrivendo il passato. Perché? Perché il tempo e lo spazio sono illusori. A livello animico c'è solo un unico universo, un momento, l'eterno momento di adesso. Ma anche a livello umano potremmo vivere così, come essendo presenti e consapevoli, consapevoli di chi siamo, di chi sono gli altri, e per cui osservando non superficialmente ma in profondità. Dov'è l'amore? E le persone scontrose, chiediamoci, come hanno imparato l'amore? Perché noi impariamo ad amare. L'anima a livello animico sì che sappiamo tutto, ma è un amore che a livello umano non è gettonato, non va più bene, perché ameremo tutti, perché non avremo tabù, perché ci piace qualcuno, gli diremmo ma come mi piace, andremo a baciare qualcuno sulla guancia ma anche sulla lingua, non sto scherzando, ci comportassimo come anime incarnate, come fanno gli animali, si chiamano animali mica per niente, perché sono anime in corpo. Ma noi abbiamo questi filtri culturali per cui abbiamo esclusivizzato l'amore. Io ho solo occhi per te, oddio. Comunque, adesso, frangiamo un po' i cosi, aspetta. La cosa più assurda è sentire, sì, poi. Tonia dice, Luca, però, quando si raggiunge la consapevolezza dell'anima e dello spirito, il cammino è ancora più difficile. Perché l'idea dell'amore che io oggi
L'idea dell'amore che ho io oggi è anemico, anemico, grazie, scusate, io dico anemico, è anemico, comunque, è anemico. E non tante persone nella cerchia di conoscenze cresce anemicamente, condivido, condivido. Bello, quello di cui parlo, lo suggerisco. Vallo a trovare un uomo aperto alla profondità dell'anima, l'istinto materico ha sempre la meglio. Sì, sì e no, cioè sì. Se io dico sì e no perché non voglio generalizzare, però beh, sì, è difficile. Infatti è quello, la difficoltà è proprio quella di ragionare, cioè di avere una concezione dell'amore che sia uguale, perché se, come dicevamo prima, il sapere quello che vogliamo è importante e il sapere che la persona con cui abbiamo scelto di condividere il nostro cuore, la nostra vita, ha la stessa prospettiva, è anche importante. Giuliana dice: accade anche che ci si accontenta perché si pensa di non poter meritare di più e costruisce un film differente dalla realtà. Sì, accade che ciò che si accontenta, che ci si accontenta perché ci si pensa di non meritare, assolutamente, dici non merito di più, per cui mi accontento di quello che c'è, sì, e costruisci un film differente dalla realtà, sì, è vero, ti fai un film, sì, perché in effetti la realtà, se noi fossimo presenti, ci faremmo un film che ci piace, un film figo, perché i film creati sono sempre mediocri, perché sono, non è realtà, ma noi, la nostra anima, a livello animico, noi siamo qui per vivere. Non siamo qui per giocare ai videogiochi. Anche amare vuol dire amare. Cioè, vabbè, anche non è che ci possiamo anche amare attraverso uno schermo, però voglio dire dare del tuo, essere vero, essere presente. Perché poi non vuol dire anche di persona se uno non si fa delle storie e anche c'è un contatto fisico, ma non c'è presenza e consapevolezza, non è amore reale. E quel film, quegli ideali non saranno mai così soddisfacenti. Perché noi siamo qua per crescere e cosa vuol dire? Secondo me anche lì non è un'idea, è quello che noi stiamo bene quando ci evolviamo, cioè tutto, e quella è una cosa naturale. Un seme cresce, giusto? Un seme piccolino cresce, la pianta. L'universo si sta espandendo. Noi anche a livello personale ci espandiamo anche a livello di cuore, di anima e di tutto, per cui noi consciamente o inconsciamente siamo spinti dalla vita stessa che ci ama, che è una parte di noi. Io sto parlando a me stesso, voi state guardando, parlando un'estensione di voi stessi. Noi vogliamo sempre essere la versione, tra virgolette, migliore, ma non in modo con giudizio, ma sperimentare più di quello che siamo veramente. Per cui però questa deve essere una cosa vera, organica. Margherita, sono d'accordo, le esperienze che facciamo, bello o brutte, ci servono per crescere e capire. Condivido, sì. Verissimo, tutto è perfetto, d'accordissimo. Sì. Anche perché, guardate, se vogliamo, per poter cambiare qualcosa, anche le cose che adesso non ci piacciono, il riconoscere, essere consapevoli, ecco, ed avere uno stato di presenza e di amore verso quello che è tale da sapere che è perfetto, cioè che non poteva essere altrimenti, è indispensabile. Perché il momento che io mentalmente rifiuto, dico no, questo non va bene, non dovrebbe essere così, mi è difficile che riesca a cambiare le cose. O se riesco, faccio fatica e polarizzo la cosa che vorrei non fosse così. Comunque, Silvia dice: gli errori secondo me sono un autogiudizio, condivido. Voglio vederli come punti di svolta per arrivare a vedere le cose da una prospettiva diversa. Sì, spiegato benissimo. Condivido pienamente. Donatella dice: sapere di aver scelto la vita che sto vivendo ed essere consapevoli che non si tratta di sfiga mi dà una maggiore serenità. Sì, certo che potevo scegliere una strada un po' meno veloce. Bellissima, bellissima. Comunque sì, è vero. E lì è bello, ma non lo sentite anche proprio la risposta anche animica, ma tramite il corpo, di quel godimento interno. Quando capisci che cavolo, appunto, non sono né sfigato e né fortunato, sono cosa sono e ho un potere, il potere di, sì, di interpretare, di guardare, di amare o di fare tutto a riguardo a quello che è la vita, la mia vita, che è nella mia vita. Secondo me quello è un potere, secondo me quella è la scelta, la libertà vera. Tonia dice: disegno divino infinito in qualunque modo esso si processi, è motivo di crescita. Anche se in quel momento non lo comprendiamo.
Ma il disegno non possiamo vederlo nella sua interezza, assolutamente. Quindi ci serve tempo per realizzare il progetto divino. Assolutamente, sì. Ciao Vera, buonasera anche a te. Margherita dice: il tempo come durata di Bergson. Non so chi sia, sai chi è Bergson? No, non so a chi ti riferisci. Il tempo come durata di Bergson. Laura dice che le ferite che ci portiamo addosso condizionano le nostre relazioni amorose. Assolutamente sì. Se non abbracciamo e sciogliamo il passato, siamo destinati ad attrarre le stesse dinamiche. È proprio così, Laura, sì. Perché la nostra mente, che mente, tra l'altro, adesso la sromanticizzo un po' anche la mente, e vi avverto perché a certe persone non piace. L'ho fatto a volte agli incontri, soprattutto qua in Inghilterra, una volta mi ha proprio detto: guarda, non ci è piaciuto come hai descritto la mente. Va bene. Ma la mente è una cosa automatica, è come un computer, ragazzi. La nostra anima no, il padrone di casa può programmare e disfare, ma la mente, davvero, lo so che sembra nuda e cruda, e anche a me piace la mente perché è il pane per i miei denti, mi piace, la conosco e posso anche rappresentarla come la scimmietta, come il cane. Ma a livello tecnico, non sto scherzando, è un computer, è un programma, è la mente. Cioè, come dicevi Giuliana, quando noi abbiamo subito una situazione, o magari anche quelli che chiamiamo traumi, una cosa comunque che non ci è piaciuto, il nostro computerino, ma anche per fin di bene, ci dice: ah, comunque ci ripropone sempre le stesse cose, le proietta fuori, perché è come un disco rotto, è una cosa automatica, fino a che noi non ci rendiamo conto che noi siamo i padroni di casa e che non sempre, appunto, con la presenza e la consapevolezza che abbiamo acquisito, non sempre le situazioni sono così. Ma se non facciamo attenzione, questo strumento che è un proiettore, la nostra mente, riproietterà fuori le stesse cose che noi abbiamo vissuto. E sta a noi poi essere consapevoli e dire: aspetta un attimo, questa è una situazione diversa, una persona diversa, e io sto provando le stesse sensazioni che non mi piacciono, che ho provato una storia fa. Ma poi tante persone, quando si fanno obiettivamente un esame, vedono che: oh cavolo, questa è la storia che si è ripetuta nelle mie altre quattro relazioni. Quattro persone diverse, quattro ansie e angosce uguali. Perché, come dice, scusa, io per i nomi sono assurdo, come dice Giuliana, è proprio perché la mente ripropone la stessa cosa. Sì, è proprio così. Buonasera, il filosofo del tempo interiore, grazie Margherita. Mary, ciao Mary, buonasera. Matilde dice: solo donne in questa diretta. È vero, forse prima c'era un uomo, ok. Valeria dice: sono quella che sono, la libertà non apprezzo, parto dal presupposto che sono un essere unica, assolutamente. Mi amo con i miei pregi e difetti. Vai Valeria, buono, buono. Mariella dice: Gaetano vivo, Luca ha alzato le vibrazioni, che ne pensi? Troppo interessante, ti ringrazio. Apprezzo il fatto che legga e risponda a tutti i film. Ma sì, sai perché? Perché secondo me è tutta una relazione. Io dovessi fare infatti dico: guarda, grazie Gaetano, per darmi questa possibilità. Grazie. E anche Pamela, che li conoscevo già da un po'. Però non avevo, beh, tra studi, lavoro e tutto un po', non ho mai neanche proprio visto. Ma questa è una piattaforma che veramente mi piace tantissimo, proprio per questo. Perché a me dicessero: Luca, ti spari una diretta da solo, non vedi nessuno. Ma certo che me la faccio, ti metti, ti prepari, fai. Però è tutta un'altra cosa. Questo è uno scambio che secondo me è veramente wow. E tra l'altro vi dico, allora, io non posso, cioè io sto imparando, cioè qui c'è uno scambio completamente a pari, qui è una transazione, cioè uno scambio, una condivisione. Io da voi sapete quanto ricevo, io da tutte le volte che faccio gli incontri, prima di questi periodi li facevo ovviamente di persona, ma io non c'è incontro che faccia, o seduta con una persona o con più persone, che non mi lasci tantissimo. Per me è come viaggiare, perché io vedo la mappa mentale e come ragiona un'altra persona o altre persone. Secondo me è la cosa bellissima, che sono nati. Comunque,
Ok, Mari dice, sì, infatti la mente ci chiama mente proprio perché ci mente. Sì, a me piace sempre dire la mente che mente. Le coincidenze, ma chi lo sa. Adesso inizio a guardare l'orologio, va 5 minuti, ok. Sì, questo pensiero mi consente di sentirmi assolutamente in espansione, senza limiti di espansione. È fantastico. Ma Silvia, non abbiamo limiti, siamo illimitati. Noi siamo consapevolezza infinita, noi siamo potenzialità infinita, ognuno di noi. Gli unici limiti sono quelli che abbiamo acquisito crescendo mentalmente, di cui possiamo liberarci. Barbara, ciao Luca, sono arrivata ora e mi è sembrata di essere a casa. Benvenuta a casa, Barbara. Guarda, anch'io sono arrivato l'altra settimana e anche a me sembra la stessa cosa. Ah, Pamela, che bello! Ciao Pamela. Tra l'altro, ieri ho visto, stavo spegnendo perché ero impegnato, le tue dilette, l'ho vista velocissima, ho detto. Ho sentito, sei anche tu una sagittaria. Anch'io sono sagittario, Pamela. Sì. Bello, bello, sei qua. Elena, bellissima. Ciao, Elena. Elena, io scusa per i nomi. Ciao, Elena. Elena, guarda, sono stato a un seminario suo, proprio una settimana fa, forse, solo oggi, Elena. Ciao, sono contento che sei qua. Tonia, ormai io... Che mi hanno chiamato... Aspetta. Ormai io, che mi hanno chiamata Tonia, o Tonia, spero sia Tonia, ecco, si pronuncia così, quando la mia mente pensa e ripensa, gli dico, stai zitta, qui guido io. Buono, buono, sì. Nella condivisione c'è un arricchimento unico, verissimo, sì, secondo me la condivisione è la base di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. E poi perché dovrei dire a una telecamera o a qualcuno quello che penso già di sapere, quello che parlo con un muro, cioè, voglio dire, no, è bello proprio il sapere dov'è che partiamo da qui, però dov'è che vogliamo arrivare. Come ci saranno volte, magari, beh, sicuramente tutte le volte troverò un titolo che è, ma potremmo anche fare a volte, ditemi se vi va, sessioni dove facciamo tipo il satsang, che ne so, che è tipo la verità, quello che emerge, emerge, quello che esce, lo trattiamo e vediamo dove si va. O ci saranno volte dove parliamo un po' meno. Meditiamo, ma possiamo fare tutto quello che vogliamo. Pamela dice identici. Grazia dice, ah, scusate, l'orologio 3 minuti, ma quest'ora volano, potremmo dire. Allora, grazie Luca, la condivisione è ciò che fa crescere, ragazzi. Sì. Ma perché secondo me, ecco, secondo me, e non sto scherzando, io sto guardando me stesso, un'estensione di me stesso. Voi state guardando una parte, un'estensione di voi stessi, state leggendo cose scritte dall'estensione di voi stessi. Se noi, anche qui, potrebbe anche solo essere un'idea, ma non lo è, ma facciamo anche, agli scettici dico, fai anche solo finta che questa prospettiva, cioè il dentro e il fuori, non esistono, non sto scherzando. Anche cosa dice dentro e fuori? Noi siamo nell'universo, noi siamo il tutto. Per cui quello che c'è fuori è una parte di me. Come posso non amare una parte di me? Quando non amiamo o quando giudichiamo qualcuno o qualcosa, è come se noi prendessimo un coltello e iniziassimo a tagliarci il corpo, il nostro corpo, perché tutto è nostro, tutto ci appartiene, ma non in senso possessivo, perché noi siamo tutto. Ma non è, qui, ripeto, non è un concetto. Questa è una realtà, ma una realtà così semplice che la sentite, giusto? Perché, ma perché? Perché a livello animico noi lo sappiamo queste cose. È solo la mente che ci porta lontano, i condizionamenti, ma che va benissimo, ma va benissimo. Ci ha fatto divertire, ci ha fatto vivere dei bei drammi. E adesso cosa facciamo? Adesso la usiamo per fare magia, per creare e aggiungere a quello che già sta bene, a questa base di consapevolezza e di presenza che già c'è. E poi lì aggiungiamo tutto quello che vogliamo, magicamente. Ragazzi, grazie di tutto, vi voglio bene, ci vediamo, se ci siete, mi farebbe piacere, domenica pomeriggio, dalle 18:30 alle 20, ora italiana, e il titolo pensavo fosse Che senso ha la vita? O no? Qual è il significato della vita? Qualcosa di simile. Comunque, poi parliamo di quello che vogliamo. Ciao, vi voglio bene e buonanotte.
Ciao. E se volete poi scrivete ancora, io adesso mi rileggo tutto con calma. Ciao, 59, 38. Dai, mi sparo l'ora completa, intanto vi leggo ancora. Ciao Enya, ciao Valeria, ciao.